Buonasera, bentrovati cari allievi della LUCS, l'Università della Conoscenza. Siamo di nuovo qui, siamo alla seconda lezione degli insegnamenti sulle leggi cosmiche dell'amore e della fraternità, con i nostri due docenti, Giorgio Di Bitonto e Pamela Pintus, che questa sera, eccoli qua, bentrovati e bentornati, carissimi. Grazie, grazie. Bentornati su Focus 3.0, il mistero della vita. E questa sera, come da programma, andremo avanti, no? Su quello che è il percorso vostro, l'esperienza tua, Giorgio. E quindi io lascerei la parola subito a voi, però sto guardando che i nostri amici, che un po' alla volta, insomma, devono arrivare. Vedo ancora. Eccoci qua. Sì, vedo che stiamo già iniziando a crescere. Molto bene, molto bene. Ecco. Sapete che c'è bisogno di un po' di tempo per permettere un po' a tutti, no, di connettersi. Ecco. Per i collegamenti, Devo dire che certo. la volta precedente, insomma, abbiamo avuto una grande partecipazione perché ho visto che in tanti quindi hanno visualizzato la vostra prima lezione, no? Anzi, io direi che magari se questa sera, ecco, c'è qualcuno che non ha seguito la prima lezione, ecco, lo potremmo magari aiutare reinquadrando un po', ecco, no? Certo. Certamente, ripercorriamo anche qualcosina di quello che abbiamo fatto la scorsa volta. Sì, molto bene. E così Giorgio tu potrai anche raccontare, insomma, qual è stato l'inizio, ecco, in modo un po' sintetico, perché poi questa sera staremo proprio su un aspetto molto interessante, perché se prima era un fatto vissuto nella tua stanza, invece dopo è successo realmente, e quindi siamo a un passaggio successivo, che è stato veramente l'incontro, ecco, con astronave e con esseri di luce che sono diventati concreti, no? Certo. Questa è un'esperienza bellissima, no? Che voi avete fatto. Ma io direi di lasciare la parola a te, cara Pamela, per incominciare a inquadrare un po' tutto. Cosa dici? Sto Va bene, ancora d'accordo. con voi qualche minuto, poi dopo mi metto sui banchi di scuola a seguire. Va bene, d'accordo. Grazie Anna, grazie. E grazie a tutti i nostri ascoltatori. Un saluto a Un saluto a tutti. tutti, sì. Grazie per essere con noi a questo secondo appuntamento, per svolgere insieme i temi legati a questa disciplina, che sono gli insegnamenti sulle leggi cosmiche dell'amore e della fraternità, come appunto diceva Anna poco fa. Allora, lo diciamo anche per chi, magari non ha partecipato la prima volta. Il punto di riferimento di questi insegnamenti sono i fatti, le esperienze, gli ammaestramenti che Giorgio ha ricevuto e Vissuto. vissuto dai nostri fratelli celesti nel 1980, dall'aprile al settembre del 1980, che poi tu hai raccontato nel libro Angeli in astronave, edito nel 1983 per la prima volta dalle Edizioni Mediterranee. Ok, quindi lo diciamo per chi Libro, grande bestseller, ancora oggi continua a vendere molte copie. arrivare. Successo? Eh sì. Complimenti Allora, al nostro editore. Edizioni Mediterranee, che è una casa editrice storica, ecco, questo bisogna dirlo, che sono stati i primi a fare, no, a pubblicare, ecco, su certe tematiche, ecco. Quindi non è che stiamo facendo delle preferenze rispetto a una casa editoriale, per una casa editoriale rispetto ad un'altra, è che essendo stati loro i primi, cioè, a avere pubblicato, come anche per quanto riguarda il Cerchio Firenze 77, hanno pubblicato tutto loro, no? Il gruppo di Roberto Setti, e quindi, cioè, vorrei anche sottolineare questo, perché magari sovente ci sentono nominare libri di Edizioni Mediterranee, ma non è che abbiamo fatto degli accordi, è che combinazione, ecco. Bene, mi tacco. La scorsa volta Giorgio ci ha raccontato come è iniziata questa esperienza, direi straordinaria, e ci ha raccontato della prima visione, della prima apparizione dell'arcangelo Raffaele, che è avvenuta nella sua veste di luce, è venuta all'interno di In quattro casa mia. mura nella sua stanza, esatto.
E quindi abbiamo parlato anche degli angeli, di come si manifestano in questa loro veste, quindi di queste manifestazioni sul piano, diciamo, spirituale. Di luce. E abbiamo anche detto che questi nostri fratelli celesti da sempre visitano la Terra, visitano l'umanità, portano i loro messaggi, ci donano il loro aiuto, ci guidano nel nostro percorso, nel nostro cammino di Vivono con noi. crescita, vivono con noi, sono in mezzo a noi, sono vicino a noi, poi io Vivono con noi. ce lo racconterai in modo più dettagliato. Facciamo un passo in Mi avanti. piacciono queste sottolineature di Giorgio. Vivono con noi. Tanto Vivono con noi. per chiarire il concetto. Certo. Chiaramente questi fratelli celesti hanno dato un messaggio molto importante e stasera, prima di lasciare la parola a Giorgio, vorrei fare riferimento in particolare ad un aspetto che è questo, cioè loro hanno detto a Giorgio, l'hanno ribadito, tu l'hai scritto nel libro, Giorgio, che loro non possono dare conoscenze superiori a noi terrestri perché sarebbero utilizzati a fini egoistici, a fini di potere, a fini di sopraffazione, a fini distruttivi, Delle guerre. anche sì, bellici anche, esatto. D'altronde, insomma, questo lo vediamo in Beh, tutti i già campi. così siamo riusciti a fare la bomba atomica. Esatto, questo dicevo, anche scoperte magari che volevano avere un fine buono e poi alla fine spesso sono state Certo, utilizzate di fatto. distruttivi, bellici e di potere, come dicevamo. Quindi loro hanno rimarcato questo, certe conoscenze non ci possono essere date finché l'uomo non converte il proprio cuore all'amore. E questo è uno dei messaggi sicuramente più importanti, uno degli Base, ammonimenti di base. fondamentali, fondamentali. Occorre che l'uomo trasformi il proprio cuore, converta il proprio cuore all'amore e quindi anche la mente messa a servizio dell'amore, che si metta, l'uomo è necessario che si metta proprio nelle strade dell'amore universale perché questa era possa veramente cambiare e perché gli uomini possano veramente essere in grado di accogliere queste conoscenze superiori, la loro scienza spirituale che ci permette poi di crescere, di evolverci in ogni senso, in ogni dimensione della nostra vita. Questo è il Quindi vero questo salto evolutivo, vero? sì, proprio per il salto evolutivo. Questo chiaramente è stato trasmesso a Giorgio, mi è stato dato a lui questo messaggio perché possa essere poi accolto da coloro che vogliono accogliere, appunto. C'è un invito che va a tutti quanti noi, no? Quindi dicevamo che la scorsa volta Giorgio ha parlato di questa manifestazione dell'Arcangelo Raffaele in veste di luce. Oggi invece Giorgio ci testimonierà quello che è accaduto ed è raccontato nel secondo capitolo del libro Angeli in Astronave, che si chiama come si chiama? Il luogo Luogo prescelto. prescelto per Luogo l'incontro. prescelto, sì. Luogo prescelto per l'incontro. Ecco, di quale incontro stiamo parlando? Come dicevi tu, Anna, il primo è avvenuto dentro una casa. Qui invece si fa sul serio, si studia nella Entriamo. materia. Esatto. Questo angelo, l'angelo Raffaele, si mostra in mezzo alla natura, sulle alture, dietro Finale Ligure, in provincia di Savona. E quindi c'è da chiedersi in quale veste si è manifestato Raffaele, in quale veste, perché già Certo. nella prima visione ti aveva annunciato a Giorgio che si sarebbe manifestato in altra veste, che ti avrebbe ricontattato in Sì. altra veste. Quindi oggi, Giorgio ce lo dirà nel dettaglio, possiamo cominciare a dire che entriamo nella sfera dell'ufologia, quindi anche delle forme attraverso le quali questi nostri fratelli celesti si sono manifestati, si sono avvicinati, ci hanno fatto visita, che sono appunto i dischi volanti, le astronavi che non sono di questo mondo. Si tratta di forme cosmiche, chiaramente, di cui abbiamo testimonianza in tutte le epoche storiche, in tutti i luoghi del mondo, in ogni cultura e civiltà. Abbiamo una marea di testimonianze, quindi non è una novità. Magari nel tempo sono cambiati i termini, in alcuni posti vengono chiamati in un certo modo piuttosto che in un altro, però fanno sempre riferimento a quelle realtà. In India li chiamavano i carri lucenti, gli antichi romani li chiamavano i clipei, cioè questi scudi metallici, loro li vedevano in cielo, avevano questa rappresentazione. La Sacra Scrittura parla di nubi, parla di turmidi, parla di carri di Carri di fuoco. fuoco.
Esatto, i persiani parlano di tappeti volanti, insomma, poi nell'introduzione del libro, tra l'altro, Eufemio Del Buono ha riportato tante di queste testimonianze, quindi è anche molto interessante leggere questa parte, ecco. Ecco, l'ufologia della quale ci parli tu, Giorgio, è un'ufologia un po' particolare, è un'ufologia che possiamo definire a carattere spirituale, intanto perché i visitatori che si sono fatti avanti sono degli esseri spirituali e ci portano un messaggio che sì, ha a che fare con il nostro mondo, con il cosmo, ma anche a che fare con il nostro spirito, ma di questo poi parleremo più avanti. Ecco, una cosa che voglio dire è che sicuramente questa visita da parte dei nostri fratelli celesti che vengono da altri mondi, che vengono da altre dimensioni, ci riporta alla mente quelle che sono state le parole di Gesù e sono citate nel Vangelo quando dice che parla della casa del Padre dalle molte dimore. Questo è Che anche è bellissimo questa che è bellissimo. visione, la casa del padre del Montilino, che ci fa capire che abbiamo tanti percorsi nella spiritualità, no? Da poter fare, no? In Ci sono tanti modi, ecco, l'importante però è farlo, vero? Come anche dicono. dai quali questi fratelli arrivano, no? Ci aprono questo orizzonte. Certo. Questo è anche un messaggio che era stato dato ad Adamski negli anni 50, che tu hai ripreso nel libro, e oggi cominci un po' a parlarci di questa casa universale del padre dalle tante dimore. Ecco, questo volevo dire soltanto questo, passo la parola al testimone di questi fatti, di queste esperienze. Ecco, allora io vado a mettermi sui banchi e vado a seguire, eh? Va A bene. voi la cattedra, io mi seguo, ogni tanto arrivo. Buon Dopo allora. Grazie. lavoro. Grazie. Bene, come Pamela vi ha detto, la volta scorsa ho raccontato di questa visione. Una visione veramente per me inaspettata, non avrei mai pensato di poter avere un fatto del genere, cioè improvvisamente questa luce che si compone e c'è davanti a me un giovane, dico un giovane, ma anche poteva essere anche una giovane, era un essere che poteva essere maschile e femminile, e questi esseri sono androgeni. Però era di una bellezza sconvolgente, quindi io rimango stupefatto a guardare questo essere con questi occhi scintillanti, con questa luce penetrante che si irradiava, ma era penetrante. Questa luce degli angeli entra dentro, ti provoca veramente come se tu venissi portato in un'altra dimensione. Come se tu venissi portato ad assistere a qualcosa che non è di questo mondo, insomma, lo capisci subito. Ecco, e a questo punto tu non puoi fare altro che guardare, non puoi fare altro che essere catturato, cioè non sei tu lì che conduci, è questa manifestazione, questa luce, questa bellezza veramente sovrumana che ti prende. C'è uno stato, lo definirei estatico, cioè provi un senso di benessere profondo, un senso di pace profonda, non puoi fare altro, non puoi pensare ad altro in quel momento. Ecco, io ho cercato anche l'altra volta di descrivere un po' i sentimenti che sono passati dentro di me. E questa cosa è durata un po'. Non è durata poco, è durata diversi minuti. E ho fatto anche a un certo punto la prova a chiudere gli occhi, ma quella luce lì entrava lo stesso, vedevo ugualmente, però era una luce oggettiva che illuminava la stanza, era nella stanza, non era una cosa staccata dalla nostra realtà. Ecco. E questo angelo, che poi si è riproposto, mi parlava senza parole, senza voce, mi parlava, si dice telepaticamente, forse telepaticamente è ancora un termine un po' superficiale, cioè,
Era proprio una comunicazione interiore molto profonda, molto forte, e mi ha detto di essere l'Arcangelo Raffaele, e mi ha richiamato anche un libro biblico, il libro di Tobia, che io non conoscevo assolutamente, e che poi ho trovato, dove appunto si racconta di lui che in veste umana, come fosse un giovanetto del nostro mondo, dal nome Azzaria, aveva accompagnato questo Tobia in un viaggio lunghissimo a recuperare del patrimonio familiare, e poi là si era sposato. Insomma, questo Azzaria ha fatto veramente cose straordinarie. E quando sono tornati dietro, ha guarito anche il padre di Tobia, Tobit, che era diventato cieco. E allora questa famiglia, per grande riconoscenza, vuole ricompensare l'arcangelo dandogli la metà di tutti i suoi beni, di tutti i beni recuperati, non sapendo che si trattava di un angelo, ma lui si smaterializza e si eleva verso il cielo e dice: io sono uno dei sette angeli che stanno al cospetto della maestà di Dio, sempre pronto a intervenire per aiutare gli uomini. Ecco. E quindi questo è poi quello che io ho trovato come riferimento biblico, indicato proprio da lui. E mi disse appunto che il suo nome era Raffaele, che significa medicina e guarigione di Dio. Ecco, questo è un po', in due parole, il sunto di quello che abbiamo detto la volta scorsa. Chiaramente, per le mie posizioni agnostiche, per i miei convincimenti agnostici, fu una rivelazione strabiliante, ma non, insomma, tutti i miei pensieri dopo queste visioni si sono messi in movimento, perché allora dico: esistono davvero? Allora esiste, oltre questo mondo c'è ben altro. Poi una cosa che voglio ripetere, anche se l'ho già detta, è questa: il senso di un déjà vu, un già conosciuto, cioè questo angelo, questo giovane o questa giovane, questo essere così meraviglioso, non mi era estraneo, non mi dava un senso di estraneità, qualcosa che vedi e che in assoluto è fuori dai tuoi, non so, non vorrei dire dai miei ricordi, perché ricordi precisi no, però era come una cosa già, faceva parte di me, già conosciuta, come se si alzasse un velo su un mistero precedente, diciamo, probabilmente a questa vita, no? Ecco, e quindi da lì potete immaginare, da un agnosticismo come il mio, si mise in movimento tutta una serie di considerazioni, finché arrivai a un pomeriggio e stavo riposando. Questo è il secondo capitolo del libro. Stavo riposando sul letto, proprio riposino un po' pomeridiano, e a un certo punto improvvisamente, in tridimensionale, proprio come se fossi davanti a una realtà concreta, vidi un luogo, un posto in mezzo alla natura, e riconobbi che in questo luogo c'ero stato, lo riconobbi in qualche modo questo luogo, e sentì la voce di Raffaele, ma non è una voce interiore, è una voce proprio, quella che loro chiamano contatto cosmico, e lui mi diceva: guarda, guarda bene questo luogo, perché noi là ci rivedremo. Però mi disse anche che l'avrei rivisto in altra veste. Questa frase da una parte mi incuriosì tantissimo, come in altra veste, anche perché dicevo: che bisogno c'è, se si è fatto vedere in casa tutto di luce, così questo angelo adesso mi dice di andare in questo posto lontano a rivederlo in mezzo alla natura, cioè perché mi fa fare un viaggio, che poi il posto era, diciamo, nel comune di Finale Ligure. E alle spalle di Finale c'è Calice Ligure, e poi si sale ancora un po'. Ecco, e quindi sì, ero incuriosito, però non vi nascondo che, siccome lui ha detto ci rivedremo là, e
quindi avrei dovuto andare là, e la cosa mi preoccupava anche un po', perché cosa vuol dire in altra veste? Ora facevo tutti i miei ragionamenti, chiaramente. Dicevo, ma se un essere così bello mi ha fatto sentire questa pace, questo amore, questa cosa meravigliosa, dico, certamente una cosa brutta non sarà. In altra veste, non so cosa vorrà dire, vorrà fare una passeggiata, dico, con me in mezzo al verde, che ne so. Ecco, quindi facevo tutti questi ragionamenti che voi potete pensare, no? Ecco, e mi disse anche il giorno in cui avrei dovuto andare. Infatti, dopo pochi giorni, io presi la mia macchinetta più piccola e dissi, siccome devo salire verso un luogo lontano, è meglio prendere la 500. Ho preso la 500 e ho partito da Genova, che abitavo a Genova. Ho preso l'autostrada fino al casello di Feglino, che è Finale Ligure. Chi conosce la Liguria sa, e da lì sono uscito e poi sono sceso verso Finale e poi da lì sono salito Calice. Però è stato un viaggio, diciamo, un po' drammatico, voglio essere sincero, non voglio far vedere che sono così coraggioso, no? E cioè, mi veniva in mente, ci vedremo in altra veste, poi andavo da solo, cioè non ero con nessuno, ero da solo, e continuavo a dirmi, ma essere buono, bello, un angelo, che mi può fare un angelo? Però, insomma, i timori affioravano, c'avevo dei momenti. Mi ricordo che avevo dei calori, delle caldane. E lui mi diceva, respira, respira profondamente, respira, rilassati, vedrai che poi stai bene, no? E facevo queste respirazioni profonde e proseguivo. Quindi sono arrivato su, a un certo punto mi ha detto di lasciare la macchina giù nella strada e mi sono arrampicato a piedi per questo pendio. E anche lì a piedi, arrancando in salita, i calori aumentavano. Però non so se era più forte la curiosità o era una spinta che veniva da altrove, questo non lo so, forse lo so. Comunque sono arrivato al luogo prescelto. C'è da dire, Giorgio, che di fronte a queste esperienze, no? Davvero, cioè, come dici tu, da una parte hai una certa, come dire, non dico paura, comunque una certa ansia, ecco, perché sono delle cose che tu, no? Certo, che non conosci. Anche per me, tu dici, da una parte hai la paura, dall'altra sei in questo mare, no? C'è un salto proprio, no? Di percettivo, ecco, per cui sei inebriato da tutta questa cosa. Se non ci fosse stato il precedente della visione dell'angelo, non credo che sarei riuscito ad andare Sì, là, veramente. veramente bello, sì. No, perché la gente non realizza molto, perché tanti dicono: ah, che bello, mi piacerebbe vivere l'esperienza che hai vissuto tu, ma poi non è che, cioè, tante volte ti capita di vivere delle esperienze che non sono da tutti, cioè capisci che non tutti sono in grado di poterle vivere. Beh, diciamo che ci vuole anche un po' di coraggio. Eh sì. Bene, Comunque, ritorno sui banchi. sono arrivato fino al punto previsto, diciamo così. E ricordo che c'era un bel panorama su questa vallata. Sono montagne molto belle. E il sole stava verso, che era di pomeriggio, quindi stava andando verso il tramonto, diciamo, però era ancora abbastanza alto. E a un certo punto, ecco, lo racconto brevemente, vedo proprio dalla parte del sole, vedo una macchietta scura che si avvicina abbastanza velocemente. Quindi la mia attenzione viene attirata da questa, è una macchietta, una nuvoletta, non so come descriverla, che si avvicinava velocemente al punto dove ero io. E man mano che si avvicinava, si ingrandiva, e quando fu vicina, ecco, la seconda volta, dopo la visione dell'angelo, rimasi veramente attonito perché mi trovai di fronte
una specie di piatto, di disco, quello che viene chiamato disco volante, che però io non ho mai visto. Questo disco sembrava, l'ho descritto un po' come tra l'argento e il peltro, cioè tra l'argento, sembrava un po' di metallo, un po' di vetro, non si poteva ben definire, ecco, io me lo ricordo proprio in questo modo. E aveva delle luci di vario colore e a un certo punto si fermò. Quando si fermò, lo vidi bene, era un bel disco, bello grande. E sentivo la voce di Raffaele, stavolta la sentivo molto vicina, e io ero stupefatto perché, boh, dicevo una cosa così, ma chi l'ha mai vista una cosa di questo genere? E lui mi precisò subito che invece è da sempre che loro vengono a visitare l'umanità della Terra e soggiornano anche per le loro missioni qui in mezzo a noi sulla Terra con queste forme. Ecco. Però, siccome c'era questo disco che era anche concreto, non era una luce come la visione dell'angelo, allora io mi chiedevo che rapporto ci potesse essere tra quella visione di luce che io classificavo spirituale e questa forma invece molto concreta, perché era lì, bella concreta, si vedeva. Secondo me si poteva anche toccare, anche non la potevo toccare perché era più in alto. Però la vedevo benissimo. Queste luci erano meravigliose, irradiavano diversi colori. E poi Raffaele che mi parlava da questo disco, quindi ho già intuito da subito, ecco, lui diceva, mi vedrai in altra veste, ecco l'altra veste. Cioè, chiaramente se viaggia su un disco, diciamo anche fisico, vuol dire che lui lì sopra non ci sta solo la luce, ci starà anche fisicamente perché non avrebbe senso. Cioè, questa fu un'intuizione, però un'intuizione dove il mistero per me era veramente grande, cioè non capivo che nesso ci fosse, ecco, assolutamente. Perché quando tu vedi un angelo ti ricordi il catechismo da piccolo, ti dicevano gli angeli esistono, c'è cioè l'angelo custode, eccetera, no? E quindi recuperi una nozione, anche se poi l'hai abbandonata da una vita, però in quel momento la recuperi. Ma questo disco rotondo con tutte queste luci, si vedeva che era una cosa non terrestre, extraterrestre, insomma. Questo proprio per me era assolutamente un mistero. Non capivo il rapporto, dico, ripeto, tra la visione spirituale e questa sua altra veste, no? E quindi lui mi disse che gli angeli, questi fratelli, insomma, questi visitatori dallo spazio, perché allora tutti questi termini sono sopraggiunti negli incontri successivi, per me era un visitatore dallo spazio e che erano venuti da sempre, che da sempre avevano parlato gli uomini anche da questi mezzi proprio. E anzi, citò la Bibbia dicendo che nella Bibbia il Signore, che poi vuol dire anche gli angeli, parlava dalla nube, cosa che poi ho ritrovato naturalmente, largamente nella Bibbia e anche in altre scritture che non sono la Bibbia, anche se, come diceva Pamela prima, con terminologie diverse, ma sempre questo è. A me spesso mi si fanno le domande: cosa hai provato di fronte a questo disco? Beh, una cosa del genere che ti accorgi che non è di questo mondo, che è una realtà extraterrestre, assolutamente lì lo capisci, lo intuisci, immediatamente ti apre degli orizzonti, immediatamente ti fa intuire che questo nostro mondo non può essere l'unico mondo, se esistono esseri superiori, loro stessi come persone e superiori quindi anche nei loro mezzi, diciamo tecnologici, anche se poi più avanti spiegheremo bene che mezzi sono, e comunque c'è una conoscenza, anche questo prima Pamela ve l'ha anticipato, una conoscenza che non ha la scienza di questo mondo, perché noi quel disco si è avvicinato a una velocità veramente incredibile,
ed era lì. Poi, quando se ne andò, sfrecciò, si smaterializzò in un attimo e a una velocità che se lo facesse un mezzo terrestre, credo che si disintegrerebbe nell'atmosfera, no? Proprio per le leggi cosmiche e gravitazionali nostre. Quindi si vedeva bene che questo oggetto si muoveva in una maniera sganciata proprio da questa gravitazione terrestre, quindi dalle leggi terrestri. E quindi tutto questo ti faceva subito, mi ha fatto subito intuire che la provenienza non era terrestre e che quindi coloro che usavano, che pilotavano, che erano comunque a bordo, non potevano essere dei terrestri. Ecco questo. Quindi c'è questo senso di ampliamento immediatamente, cioè è come se la tua mente, il tuo spirito, la tua anima, il tuo corpo, in qualche modo, perché partecipa, si espandesse. Cioè, io ho avuto un senso di, oggi lo voglio chiamare uno sconfinamento universale, non so come dire, ecco, come se di botto vieni portato proprio a questa grande intuizione, ci devono essere altri mondi. Devono essere altri luoghi nella creazione che non sono quelli di questo mondo e ci devono essere tanti esseri che non sono i terrestri, non sono quelli di questo mondo. Ecco Giorgio, volevo chiederti una cosa, o meglio commentare con te una cosa, che appunto queste esperienze sono veramente molto importanti per quanto riguarda gli interrogativi, no, della ricerca dell'uomo, perché come dicevi tu prima, quando capisci che non è la scienza di questo mondo, No. ci sono dei grandi limiti da parte della nostra scienza, ecco. E questo diciamo che è un po' l'elemento delle cahiers de doléances che continuiamo a portare avanti da tanto tempo, perché invece la nostra scienza si muove solo secondo i suoi paradigmi e non accetta le cose che escono dai loro protocolli, insomma, no? Ecco, Certo. questo è un po' un Sì, da problema. parte di loro non c'è nessun disprezzo per la nostra scienza, perché la nostra scienza è un gradino, però è un gradino veramente Un'opportunità. rispetto a questa. Rendi conto che appunto È è un'altra poco. scienza, ecco. Esatto, siamo E oltre. questo ci fa capire il nostro limite, dovrebbe farci capire il nostro limite, no? Far diventare gli uomini un po' più umili, un po' più Quanto buoni. siamo. Ma quel tipo di quell'atto di umiltà lì, intellettuale, è difficile, ecco, no? Per gli uomini della scienza, almeno qualcuno però illuminato c'è e quel percorso lo sta facendo, per fortuna, per fortuna. Diceva Pamela prima che se l'uomo non cambia il cuore non può accedere a queste Ma cose. anche la mente rispetto alla visione dei presupposti della ricerca scientifica che deve, il cuore è fondamentale, ma poi per quanto riguarda la comprensione di certe cose devi per forza, no? Anzi, tu non hai pensato che una cosa del genere sia stato veramente un grande insegnamento, perché quando succedono queste cose ti capisci che succedono anche per far capire a noi che c'è altro oltre a quello che è la nostra mente. Questa è la testimonianza di base, proprio questa. C'è Io, altro. adesso cose che dirò poi in seguito, però negli incontri successivi io ho fatto molte domande, ho detto, ma ci sono anche incontri ravvicinati a volte un po' che turbano, no? Loro mi risposero, anche quelli che turbano, comunque portano l'insegnamento che c'è altro, che c'è un qualcosa Altro. che va oltre. Questo lo dissero, quindi me lo Una ricordo bene. cosa. Anche a me l'hanno detto questo. C'è altro oltre i vostri pensieri. Eh La casa delle molte dimore, no? sì. Quello che dicevamo. Bene. Ecco, e quindi dico la verità, questo fatto che Raffaele mi disse che in questo modo da sempre visitavano e che quindi tutte le generazioni del nostro pianeta in qualche modo li hanno visti, a me consolò molto. Perché il fatto di pensare di essere solo, il solo, è un peso insostenibile, no? Il fatto invece di pensare che tanti e tanti altri uomini avessero avuto la La stessa stessa esperienza, per me è esperienza. stato consolatorio, è stato pacificatore, non del tutto chiaramente, però diciamo che mi ha molto rafforzato, mi sono sentito allora non più così solo, anche se
poi questa cosa la stavo vivendo da solo e in mezzo alle persone che conoscevo io, non conoscevo nessuno che mi avesse mai raccontato di queste cose. Ecco, e poi l'altra cosa che avvenne, e poi, ecco, questo lo voglio però sottolineare, non hai nulla da temere. Cioè questa frase loro ce l'hanno sempre ripetuta in tutto il tempo degli incontri, perché noi, proprio perché viviamo in un mondo dove ci sono tanti pericoli, in un mondo dove ci sono tante cose che ci pesano, che ci angosciano, che ci fanno temere, insomma, no? Ecco, questo loro non temere, non temete, non hai nulla da temere. Per me erano parole come balsamo, cioè ti tranquillizzavano veramente, ecco, sentivo proprio questo loro amore. E a un certo punto questo disco, che aveva queste luci colorate intorno, ma sopra ne aveva una bianca, una specie, vogliamo paragonare a una lampadina, Con la insomma, cupola, sopra la sopra la cupola, cupola. proprio nel centro sopra, c'era questa luce bianca. Ecco, a un certo punto questa luce bianca cominciò a intensificarsi, a intensificarsi. Ecco, fate conto che la luce del sole era una candelina sbiadita, gialla sbiadita, no? Però non pensiate che questo fulgore così enorme desse fastidio, era piacevolissimo, non abbagliava. Ecco, qua richiamo la visione dell'angelo, anche da Raffaele quando si era fatto vedere le veste di luce. Questa luce era penetrante, cioè era proprio la forza, la penetrazione. E la meraviglia di questa luce mi trasformava, mi sentivo veramente in quello stato, e anche la mia mente si apriva, insomma, non eri più così legato alla materia. Ecco, adesso quando questa luce bianca posta alla sommità della cupola cominciò a fare questo bagliore, successe la stessa cosa. Cioè io mi sono sentito veramente come trasportato non so dove, sentivo la beatitudine, è cambiato, non so come. E tutto il disco sembrava un globo di luce tutta rossa, ecco. E in tutti questi anni, 40 anni, insomma, ho conosciuto veramente tante persone che hanno visto globi di luce, eccetera. Ecco, quando i dischi e le astronavi accendono una luce forte così, possono benissimo sembrare proprio dei globi di luce. Ecco, poi piano piano questa luce si è ricomposta, è discesa a uno stadio, diciamo, di normalità, si fa per dire. E poi mi ha salutato Raffaele. Questo disco è sfrecciato verso il cielo in una maniera, come dico, non terrestre, se lo fa un razzo nostro, un aereo nostro, cioè qualsiasi velivolo nostro a velocità del genere si disintegra. Invece io ho notato che man mano che prendeva velocità si smaterializzava, diventava come trasparente, e infatti in quel momento io ho visto Raffaele in piedi. C'erano anche altre persone con lui, ma non le ho potute vedere bene. Lui l'ho visto molto bene, ecco. Questo è stato poi, è stato quindi il mio primo incontro ravvicinato, ecco, per usare i termini che Ufologia. ufologia usa. È stato il mio primo incontro ravvicinato. E voglio anche dire questa cosa, la voglio dire perché è pubblicata nel libro. L'editore l'ha aggiunto dopo anni. Siccome l'edizione tedesca invece l'aveva messa subito questo capitolo, e io dissi poi all'editore, dissi, senti, ma l'edizione tedesca ha anche questo capitolo, dico, perché non lo metti anche tu? Allora lui, rinnovando l'edizione, praticamente l'ha aggiunto. Perché quando Raffaele mi parlò e mi disse che ci saremmo visti in altra veste, mi raccomandò
di non portare nessun mezzo Strumento tecnologico, tecnologico. nessuno strumento tecnologico. Quindi mi precisò, non macchine fotografiche, non registratore, insomma, mi disse, non devi portare niente, devi venire solo tu e basta. Io invece, scusate, un po' capoccione, no? Conoscevo un mio amico a Genova, e, chissà, che era uno che aveva un registratorino professionale molto evoluto, anche se eravamo ancora nell'80, oggi siamo andati un po' avanti. E gli ho detto, senti, me lo presti? Dico, mi serve per una cosa straordinaria, dico, non so a che cosa, ma tu mi devi prestare questo registratorino. Io voglio registrare una cosa che non so ancora cosa sia, ma me lo porto dietro e vediamo, no? E quindi quando il disco si avvicinava, io l'ho acceso questo registro. E quando poi sono sceso verso la macchina, ero tutto contento, dico, qualcosa sarà rimasto registrato, no? Solo che la sorpresa è stata che quando io sono arrivato alla macchina, la macchina era come se fosse stata bruciata. Non potevo andare in macchina. E fortuna che conoscevo un meccanico, perché io in quella zona lì abitavo a Genova, ma fino al borgo, avevo affittato una seconda casa dove andavo a fare i fine settimana, così. E allora conoscevo questo meccanico e ho telefonato, gli ho detto scusa, è festa, lo so, però tu mi devi fare un favore, io sono qui in questo posto sopra di montagna qua con la macchina, non so cosa è successo. Lui amichevolmente mi ha detto, vabbè, va, te lo faccio, è venuto. Non mi posso dimenticare il suo strabiliamento, il suo stupore. Ma mi devi dire, qui si sono fuse le parti di gomma e le parti di plastica. Ma in una macchina è la vernice quella che prende fuoco. Mi vuoi spiegare cosa hai combinato, cosa hai fatto? E io sinceramente potevo dire, se no mi faceva ricoverare subito. Dice, poveraccio, è andato fuori di testa. E allora praticamente gli inventai che ero salito in prima, insomma, non mi ricordo neanche che stupidaggine, ma quello mi ha guardato dicendo, guarda, insomma, a dire non mi convinci, non ci capisco. Poi vabbè, comunque dice, ti preoccupare, verrò la rimorchio e poi quando sarà pronta te la restituisco. E quindi io ho dovuto, poi mi sono fatto accompagnare alla stazione di Finale Libero, ho preso il treno perché non potevo tornare con la macchina, e in treno ho ascoltato la registrazione. Non era venuto tutto, però la mia voce e qualcosa della voce di Raffaele si sentiva perfettamente, c'è maschile, no? E allora ho detto, beh, però io il mio amico Mirko glielo dico, perché non ce la faccio adesso, non... Poi è il suo registratore, no? Soltanto che quando io sono arrivato poi a Genova e ho chiamato il mio amico Mirko, e insieme gli ho detto, sai, io ho avuto un incontro un po' particolare, così insomma, non so se sai cos'è un disco volante, eccetera, ma gliel'ho buttata lì perché ero molto agitato, non riuscivo neanche a spiegarmi bene. E lui mi ha detto, vabbè, sentiamo, ha acceso, la mia voce, la voce di Raffaele è stata chiaramente tutto cancellato. Era rimasto un ronzio che veniva dal disco, si sentiva questo ronzio del disco. Allora gli ho detto, guarda, è rimasto solo il ronzio. Lui mi ha detto, un momento, un registratore, una registrazione così non è possibile cancellare le voci e lasciare il ronzio, si doveva cancellare tutto. E beh, dico, allora qualcuno che è più scienziato di noi, dico, l'avrà cancellato, e così finì. E gli ho ridato il suo registratore e ho capito che insomma i mezzi non bisognava usarli. Era inutile che ci provassi, ero, ho fatto il furbo, ma questi nostri angeli sono I furbi. furbi di noi. Ecco, questo è stato questo, il primo incontro. Però voi potete pensare, se già
visione dell'angelo aveva messo in movimento dentro di me tutta una serie di riflessioni, di recuperi, di nozioni, insomma, eccetera. E questa qua era una cosa ancora più grossa da capire, almeno per me. Sì, d'accordo che loro parlavano da sempre così, eccetera, ma che vuol dire? Cioè, mica l'ho intuito, mi sono anche un po' rasserenato, però c'erano troppe domande alle quali io non avevo risposto. Cioè, cosa vuol dire? Come mai? In che modo? Ma che messaggi portavano se parlavano da sempre? Cioè, mi mancava veramente tutto un retroterra. E anche se per i miei studi mi sentivo abbastanza, diciamo, navigato, eccetera, mi sono sentito proprio zero. Mi sono sentito veramente... Ho capito che noi terrestri possiamo avere anche tanta scienza, non perché io fossi chissà con quale scienza, possiamo avere tutta la scienza di questo mondo, ma se ci mancano queste cose superiori siamo veramente in mutande, come si dice, no? Ecco, e allora questa volta le riflessioni sono state ancora più profonde, solo che non potevo parlare con nessuno, cioè non mi sentivo di parlare con nessuno, anche perché da tempo facevo tra l'altro una ricerca con dei medici molto qualificati di Genova, facevamo una ricerca sulla bioenergetica che veniva dall'America, insomma. E quindi tutte queste nozioni a un certo punto non avevano, diciamo, un substrato tale da potermi aiutare a capire queste cose. Anche se io avevo fatto delle esperienze per cui avevo intuito che esisteva un'energia che la nostra scienza non conosceva ancora, però tra questo e poter entrare in un mistero, per me allora era veramente un mistero così grande, voi potete capire che la strada era veramente, veramente lunga. E da solo non ce l'avrei potuta fare. Però fortunatamente Raffaele mi rassicurò dicendomi che ci saremmo incontrati ancora. E nel frattempo, e di questo magari tratteremo la prossima volta perché ci sono molte altre cose da dire, nel frattempo ero assistito da questo contatto cosmico, cioè io sentivo proprio questa voce che mi parlava e a volte si aggiungevano altre voci e quindi mi veniva spiegato che non dovevo preoccuparmi eccessivamente, non dovevo mettermi lì a fare elucubazioni mentali, a inventarmi chissà che cosa per capire, perché ci sarebbero stati altri incontri e mi sarebbe stato spiegato molto. Ecco, e quindi questo mi diede una certa serenità, insomma, vabbè, allora capirò. Ecco, alla base della mia tranquillità, alla base della mia pace interiore, perché la sentivo sta pace, cioè quello che avevo provato nella visione dell'angelo veste di luce e quello che avevo provato, questo incontro ravvicinato. Perché ricordo bene che man mano che questo oggetto si avvicinava, io dentro di me sentivo proprio una gioia insolita, e avrei dovuto spaventarmi a morte, perché parlando con molte persone mi sono sentito dire, ah tu avevi la gioia, io sarei morto dalla paura. Ma io vi dico, no, non sareste morti dalla paura, perché quella gioia lì era un aiuto che arrivava da loro, non è che era una cosa... la fabbricavo io. Loro si avvicinavano e mi trasmettevano questa gioia, mi trasmettevano questa voglia di che fossero vicini e di vedere chi erano, cosa facevano. Capite? Quindi quando si hanno questi incontri si è molto assistiti. È anche vero che nelle casistiche che io ho raccolto in tutti questi anni per il mondo ho sentito anche dei racconti simili al mio, dove c'è stata tanta pace, tanta gioia, e ne ho sentiti altri invece che
sono stati su questa linea. C'è stato della paura, c'è stato dello sgomento. Ecco, ma dipende anche, questo lo vedremo, da quale esseri si incontrano, di quale levatura Quali di dimensioni? quale dimensione. E poi, come ripeto, quello che ho detto prima, che l'ha anticipato la nostra Anna, chiaramente anche quegli incontri ravvicinati dove c'è stato del timore, della paura, eccetera, sono comunque di grande valore perché comunque sono una testimonianza di quello che va oltre. Certo. Hai detto una cosa importante, Giorgio, che dipende da quali livelli. Quindi ci sono degli incontri che possono essere degli incontri anche, cioè, noi abbiamo degli incontri che sono incontri tutti d'amore, no? Di grande forza, di grande pace, anche se poi appunto magari succedono cose per cui uno si spaventa. A me una volta mi hanno fatto addirittura, mi hanno messo la mano qua perché c'avevo il cuore che mi scoppiava, perché era un'emozione forte, perché era una situazione molto molto particolare che non sto a raccontare, però addirittura mi entra. Però è vero, come dicevi tu prima, che ci sono anche delle testimonianze, su questo comunque ci dobbiamo anche interrogare, no? Questo farà parte poi Sì. di Esatto, una tipologia, delle varie tipologie oggi che fa parte di vedremo. quella E i strategia. certamente. Livelli sono poi diversi. Non bisogna calcolare, perché a volte ho conosciuto delle persone che non fanno questa distinzione e allora fanno di ogni erba un fascio, Certo, di fatto. rifiutano anche ciò che invece è assolutamente positivo. Invece bisogna assolutamente farla questa distinzione, perché comunque esistono dei livelli, delle gerarchie anche di là. Questo, come Eh dicevi, sì, di quello che questo fa parte dicevamo. di quegli insegnamenti che trasmetteremo, insomma. Eh sì, livelli e gerarchie, certo. E Giorgio, quindi mi pare che tu abbia completato il Questo racconto secondo capitolo, di sì. questo secondo capitolo, esatto. Pamela, vuoi guardare tu adesso un po' di Sì, foto? volevo vedere. Immagini. Intanto volevo usare perché magari Domande? a volte sembro distratta, ma in realtà sto seguendo sul cellulare le domande che Ho visto. in E chat. proprio una delle prime domande mi è uscito foto, non era un lapsus, non era un lapsus, Eh sì, un perché hanno lapsus, usato più come volte si per dice le foto. scherzando, non era un lapis, non era un lapis, ma è che una delle prime l'hai vista anche tu, l'autorizzazione a fare le foto, ma tu Giorgio hai già risposto. Sì, ha già risposto, infatti. C'è una domanda di Cristina che vorrei leggere, che dice, scusi la curiosità, posso chiedere come mai la Liguria? Nel senso, la scelta di queste zone era darle un vantaggio per incontri con loro, oppure c'è qualcosa di energetico in questi luoghi? La domanda. Ma Cristina, dopo mi hanno mandato anche fuori dalla Liguria, ho avuto degli incontri Trasferta. fuori, però certamente io abitavo a Genova, quindi per me era più agevole, insomma. Però la Liguria è un po' una terra un po' scelta, devo dire, è una terra un po' scelta, perché poi io in Liguria ho conosciuto veramente tante persone che hanno avuto in Liguria Avvistamenti. e anche persone non liguri che l'hanno avuti in Liguria, chiaramente anche loro avranno dei luoghi, delle loro basi di missione, delle loro basi operative, ovviamente. Ecco. Diciamo che forse non era a caso che io abitassi a Genova, anche io non sono genovese, però ho abitato molti anni a Genova e non credo che sia casuale neanche questo, visto che niente è per caso, no? Certo. Graziella appunto diceva anche Anna, prima chiedeva se ti hanno permesso di fare delle foto e hai già risposto, però forse qualcosa in più possiamo dire rispetto alle prove, al discorso delle prove, che è un discorso importante che ti hanno fatto, no? Così rispondiamo Sì. anche a qualche altra domanda che c'è in fondo. Allora, avanti, di fatto, abbiamo le che prove. George Adamski, il contattista americano, lui ebbe addirittura del materiale, gli diedero un pezzo metallico di un disco volante e Adamski lo ricevette come prova perché era una lega che non esisteva su questa terra. E lui addirittura
stato, diciamo, lui ha contattato quel governo americano ed è stata creata una commissione di scienziati, hanno esaminato questo reperto e altre cose che lui ha presentato. Qual è stato il risultato? Che questo comitato, questo insieme di scienziati si è spaccato in due. Quelli che credevano ed erano aperti hanno detto assolutamente autentico, non esiste una cosa di questo genere in natura nostra qua. Gli altri invece hanno detto ma no, ma forse ancora non la conosciamo, ma è sicuramente una cosa Dobbiamo solo scoprire, ma c'è. che non ha niente di extraterrestre, no? Ecco, allora loro mi hanno detto proprio questo, noi non vogliamo, potremmo benissimo dirti fotografaci, dai tutte le prove che vuoi, no? Ma non vogliamo, perché tanto quelli che non vorranno credere, tu gli puoi Non dare il disco volante davanti, ti diranno che è un'arma segreta o della Russia o dell'America o della Cina. E quelli che credono non hai bisogno di portargli nessuna prova di questo tipo. E le prove sono dentro di noi. Io ho detto già l'altra volta che girato il mondo per tanti anni a portare questa testimonianza in conferenze, seminari, incontri, eccetera. E ho trovato tantissime persone che mi dicevano: ah, che bello libro, tutto vero, tutto. E io chiedevo: ma tu hai avuto esperienza, hai avuto incontri ravvicinati, hai visto qualche angelo? No, mai niente. Dico: scusa, come fai a dire così? E la risposta è stata sempre: dentro. qua dentro io lo so da sempre. Io lo so da sempre dentro, la riconosco dentro questa verità. Ecco, questa era la prova legata a questa missione che Raffaele e gli altri ci hanno dato nel 1980. Passiamo alla domanda di Roberta, che scrive, cioè gli angeli sono no, scusa, una domanda precedente. Scusate, ma mi sono persa la connessione tra angeli ed extraterrestri. Extraterrestri, sì, ma anche questa è una bella domanda. Allora, Raffaele, nelle Sacre Scritture è come Gabriele, come Michele, come Uriele, come gli altri arcangeli, è chiaro che sono identificati in esseri puri spiriti, però sono puri spiriti di una levatura talmente alta, talmente in Dio, che possono anche materializzare un corpo, non hanno un corpo provvisorio che poi mollano, no? Adesso io con questo primo incontro ravvicinato vengo a scoprire che questo angelo, Raffaele, può anche venire umanizzato proprio come un uomo e quindi in veste umana sopra un mezzo che si può materializzare e smaterializzare, come lui angelo può materializzarsi e smaterializzarsi. Ecco, dico subito una cosa anticipando altre cose che vedremo successivamente, perché non voglio in questi nostri incontri farmi fare un'indigestione e poi uno arriva e dice: mamma mia, Sì, c'è la testa, no? diciamo, sì, creiamo un percorso andiamo per fasi. Però lo voglio. esatto, che permetta di inglobare ogni cosa la volta successiva, giusto? Ecco, allora però dico già fin da adesso che il rapporto c'è, nel senso che questi angeli possono benissimo venire in veste ufologica, umana, eccetera, con dei mezzi anche materializzati, che però sono sempre sganciati dalla nostra gravitazione terrestre, perché vanno a velocità incredibili, si smaterializzano, eccetera. Però preciso che con loro poi ci saranno anche extraterrestri, uomini, quindi non terrestri. Ecco, quindi queste missioni sono congiunte, non so come dire, perché le tante dimore della casa del padre non sono separate. Noi sulla Terra siamo abituati a essere un po' isolati, se uno non ha un'apertura spirituale, non ha, diciamo, quindi altre esperienze anche di tipo interiore, eccetera. Ma la realtà universale non è questa, e quindi loro vengono a prepararci a fare ritorno in questa dimensione. Quindi si parla di angeli che viaggiano insieme ad extraterrestri, anzi li guidano, li proteggono, li aiutano e assumono veste, diciamo, umana provvisoria, mentre gli altri sono in veste proprio umana. E sono creature che vivono su altri pianeti o anche in altre galassie. Certo.
in altre dimensioni. Roberta sempre chiede se gli angeli sono tramite tra i mondi diversi e se esistono ovunque. Sì, esistono ovunque. Poi, vabbè, parleremo anche di dimensioni un po' involute dove gli angeli non sono molto ben accolti e ben accetti. Questo lo vedremo. Però nella creazione, in tutte le dimensioni, in tutti i mondi, gli angeli hanno proprio questo compito. Sono proprio i nostri custodi, i nostri guardiani, sono i nostri fratelli che ci proteggono, ci aiutano a livello universale proprio. Sono i famosi messaggeri di Dio, no? Katia scrive: questi esseri sono gli stessi che si sono manifestati in passato anche in altre parti del mondo, come in India, Cina o in America. Questo forse abbiamo già risposto. Abbiamo già risposto, Sì. è universale il loro compito, però state attenti, ecco qui poi un altro punto che Siate. approfondiremo, hanno il massimo rispetto della nostra fede, del nostro credo, della nostra cultura, delle nostre diversità, che loro non le vivono queste diversità come noi terrestri sulla Terra, le diversità sono Divisione. contrapposizione, divisione, separazione, guerra, no? Sopraffazione, eccetera, eccetera. No, loro le diversità le vivono come integrazione, come arricchimento. Questo è molto importante. E quindi dice perché Gesù non era nero, non era verde. Non ha nessuna importanza. Raffaele, se va a farsi vedere a un indiano, probabilmente si fa vedere in una maniera Sembianze. dove lui è anche indiano. Da poter essere accettato. Mi ricordo una frase scherzosa di uno di questi fratelli del quale avremo molto modo di parlare, perché ha molta parte. Scherzando mi disse: se ci volete rossi, siamo rossi, se ci volete verdi, siamo verdi, se ci volete gialli, siamo gialli. Diteci di che colore ci volete e noi lo E noi siamo. lo facciamo. Loro si mostrano in modo tale che la nostra mente li possa accettare. Grande rispetto, questo è amore. Bellissimo. Loro sì che hanno davvero molto, molta tolleranza e molto rispetto, perché hanno anche mo soprattutto molto rispetto del nostro libero arbitrio, non intervengono. Assolutamente, assolutamente. C'è una domanda di Ciprian, e ci tornerei però alla fine perché anticipa molto, diciamo, Sì. cose di cui parleremo un pochino più avanti. Vado un pochino avanti, poi ci torniamo. Sì. E allora, in che tipo di rapporto, Mariella, in che tipo di rapporto sono rispetto alle leggi di Dio e dell'universo? Beh, direi in una sintonia totale. Assolutamente, in una sintonia totale, e quindi loro sono messaggeri dell'amore universale, sono messaggeri dell'amore di Dio per tutte le creature, sono messaggeri della fraternità universale, sono messaggeri proprio dell'amore, però amore A maiuscola, non l'amore spesso come viene inteso sulla Terra, l'amore sulla Terra spesso è un tornaconto, ti voglio bene se, no, altrimenti. Ecco, no, il mio Oppure in realtà ho molto bisogno di te più che ti è un amo. interesse, anche giusto, per È un carità. Il bisogno, bambino ha esatto. bisogno della mamma, per carità, non si discute, però il loro amore è proprio universale, è soprattutto un amore che non va a ledere gli altri, non va a ledere nessuno per i propri interessi, questo è importante. Mariella scrive: i nostri cari di luce, tutti i trapassati, sono telepaticamente interconnessi con gli esseri alieni? Gli universali paralleli da quale leggi sono regolati? Dio cosa rappresenta rispetto a loro? È la nostra Mariella che fa sempre queste Il domande, sì, molto attenta. Dio chiaramente è in relazione con tutti e con tutto, assolutamente. Però vedi, Mariella, quando noi parliamo di alieni, qui dovremmo dire molte cose. Perché anche l'angelo è alieno, nel senso che è di altra dimensione, però ci sono alieni e alieni. I gradi evolutivi non sono tutti uguali, ci sono situazioni molto molto involute. Sulla Terra abbiamo un po' un raduno tra evoluzione e involuzione. Ci sono delle dimensioni e dei mondi dove c'è molta involuzione, ecco. Però Dio è in rapporto assolutamente con tutti, perché
E Dio ci vuole portare nella sua perfezione, ci vuole portare nel suo amore, ci vuole portare nelle sue leggi d'amore, ci vuole portare in questo meraviglioso disegno creativo originale. Ecco, e quindi, però, quando parliamo di alieni, anche gli angeli si rapportano, sono messaggeri di Dio, no? Quindi sono in relazione con tutti, rispettano tutti, aiutano tutti a evolversi. Magari più avanti racconterò anche alcune cose in questo senso, però con alcuni, diciamo, con qualche essere, con qualche umanità molto involuta, hanno anche loro qualche problema. Perché? Perché non fanno violenza, perché aiutano e, diciamo, sono un po' come quando si fa partorire, no? Aiutano questo parto, questa continua crescita, questa evoluzione. Però per rispettare il libero arbitrio hanno delle difficoltà. E anche sulla Terra, per rispettare il libero arbitrio, questi nostri fratelli vedono cose anche molto brutte, però ci soffrono, non è che ci godono, però hanno Certo. la pazienza infinita di Dio di sapere aspettare il momento giusto. Ecco, tante volte mi viene fatta la domanda: ma perché loro non si fanno vedere da tutti e risolvono tutto in un attimo? È una domanda molto puerile, scusate questa. Allora dovrebbero arrivare qua con tutta la violenza del mondo, rompere la testa a tante teste calde, non lo faranno mai. Ecco che allora ci sono anche coloro che sopportano queste cose, come in una famiglia, se c'è una testa calda e si cerca di aiutarla a cambiare, oppure cosa fai? Vuoi ammazzare questa persona? Ecco, c'è questo rapporto, però quando si parla di alieni si parla di tipologie evolutive diverse, che poi quando avranno raggiunto un certo grado di perfezione nell'amore, eccetera, diventano arricchimento, queste diversità diventano positive e arricchiscono il tutto, ma finché sono, diciamo, pure negative, portano problemi anche a loro. Laura ti fa questa domanda. Che sensazione prova Giorgio ad avere finalmente la libertà di parlare di queste esperienze, di questi grandi insegnamenti a centinaia di persone che non lo prendono per matto? Anzi, gli sembra come di adempiere al suo compito in pienezza? Avrebbe mai pensato nel corso degli anni di arrivare a parlarne così serenamente a così tante persone? È una domanda Sei molto particolare. caruccia, Laura, Laura. veramente. Grazie, mi hai Ha fatto fatto la cronaca dei fatti, una coccola, mi ha una fatto. coccola e la cronaca di come si sono evolute le cose nel tempo. Ma guarda, per matto mi ci hanno preso, questo stai tranquillo. Sì. Non ho dato i numeri al punto che non hanno potuto chiamare il 118, però ti assicuro che ci hanno provato. Esistono le persecuzioni, so cosa sono. Io non ho nessun sentimento negativo verso chi ha fatto questo. Se niente accade a caso, vuol dire che è giusto per me, per farmi crescere, e forse è giusto anche per queste persone che poi un domani capiranno, insomma, no? Quindi tutto va nella logica della missione. Però ti posso dire questo, che io personalmente sono una persona, questo c'è, cioè, Pamela mi conosce, sono una persona molto schiva. Cioè, ti assicuro che all'inizio a me parlare in pubblico non è stato una cosa, non è stato uno scherzo, guarda. La prima volta che ho parlato in pubblico è stata a Genova, in un ristorante macrobiotico, perché un mio amico mi ha detto: c'è una mia amica che ha saputo che tu hai avuto delle esperienze di questo tipo, e ha un ristorantino, mi disse, con dei clienti, e vorrebbe che tu andassi a cena a raccontare qualcosa. Vabbè, questo mio amico ha insistito, ha detto andiamo. Quando io poi sono entrato in questo ristorantino, era una sala che non finiva mai, non sapete quanta gente che era seduta. A me mi è venuto un colpo secco, Coccolone. però in quel momento mi hanno sempre aiutato, Hai ecco. avuto l'iniziazione Non dentro un solo, ristorante o essendo entrato, macrobiotico. si sentiva tutto il tintinnio delle posate, no, sui piatti. E quando lei ha detto: signori, io stasera ho fatto venire un mio amico che vi deve dire alcune sue esperienze, e continuavano tin, 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 tin. E quando io ho detto che avevo visto un disco volante,
tutte le posate erano ferme per aria. Silenzio cosmico. Ero io l'extraterrestre. Questo è tanto per raccontartene una. Però è chiaro che poi andando avanti non incontri solo le persecuzioni e chi ti crede un millantatore, no? O lo faccio per diventare ricco. Io non prendo neanche i diritti del libro, che da sempre li devolvo in beneficenza, quindi basterebbe già questo, no? Siamo in due. Però ho incontrato anche tanta gente buona, tanta gente che aspettava, ecco Laura, il discorso di Laura, tanta gente che aspettava questo messaggio, tante persone mi hanno detto grazie perché tu non mi hai portato nulla di nuovo, mi hai dato riscontro a quello che io vivo da sempre e avevo una grande sofferenza di non poter, adesso che ho letto il tuo libro e ti ho sentito parlare, io mi ricordo a Torino, proprio a Torino, c'è un gruppo, c'era, parlo di molti anni fa, questa signora aveva già 80 anni allora, quindi sarà già in cielo, e parlai a questo gruppo torinese e lui andò via piangendo e mi disse, mi abbracciò davanti alla sua famiglia, a tutte le altre persone, e mi disse, guarda, io adesso posso anche morire tranquillo, non mi può niente, sono felice, perché tu mi hai confermato quello che io speravo, mi ha detto, no? Perché so che è vero. Queste sono cose che ti incoraggiano, ovviamente. È vero, molto bello questo. Molto bello. O anche dei nostri amici che ci stanno seguendo, anche loro, cioè, stanno trovando conforto, risposte, no? Lo vediamo da quello che scrivono questa sera, che hanno scritto anche nelle altre sere, quando facciamo i diretti. E questo davvero è un grande servizio, secondo me, cioè, riuscire a dare anche ad esempio la visione della morte, no? La paura della morte. Questa. Parleremo anche di questa esperienza. Di una cosa, non so se tu vuoi parlarne già questa sera, poi vuoi riservare poi un tempo più avanti in altre lezioni, ma io vorrei parlare anche del bene e del male. Ah, beh, sì, negli ammaestramenti avuti e nelle esperienze fatte c'è. Noi siamo stati portati anche a fare esperienze, abbiamo visto anche il male, cioè non è che abbiamo visto la luce, eccetera, no? Cioè, però me le hanno fatto vedere un po' dopo. Perché se me l'avessero fatto vedere subito, forse mi prendevo niente e mi fermavo lì. Però quello che appunto loro dicono sempre, ricordatevi che comunque il male esiste ed è in questa dimensione. Io sinceramente quando anche nelle mie conferenze, nei miei seminari, qualcuno voleva affermare e spiegare che il bene e il male sono la stessa cosa, io ho detto guarda, io rispetto la tua idea perché mica devo avere ragione io. È la verità che deve avere ragione. Però gli insegnamenti sono gli insegnamenti, uno deve dire gli insegnamenti che riceve, no? Anche le esperienze fatte, no? Sono e anche le esperienze, fatte. Bravo. Poi esperienze fatte, sì, in quei sei mesi dell'80, ma poi negli anni, perché non si sono mica fermate lì. Ecco, quindi il male esiste. Che poi il male possa anche essere strumentalmente usato, nel senso che la bontà di Dio e dei suoi angeli e di tutta la fraternità universale che sta nell'amore, diciamo, approfitti anche di queste cose negative per cercare di tramutarle. Certo. Sì, sì, sì. Male che è funzionale per il bene. Certo, certo. No, perché alcuni no, dicono no, il male non esiste, no. Cioè, a me l'hanno spiegato molto bene che quando... lui è uscito dal progetto divino, no? Cioè, anzi, mi ricordo, mi ha proprio detto, Lucifero era quello che vuol dire portatore di luce, era quello che era più vicino a lui. Certo. Ha detto, ha scelto di lasciare quel progetto divino per crearne uno suo, e la sua dimensione è questa. Era una dimensione opposta proprio, no? Opposta, certo. E quindi, poi noi col nostro libero arbitrio scegliamo. Ma questa è la grandezza nostra, è proprio questa. Siamo stati creati con una dignità che si chiama libertà. Questa è la cosa. Noi fossimo stati legati e obbligati anche a fare solo il bene e basta. Sì, saremmo stati belli, per carità, però belli, invece siamo persone. Immaginatevi con le nostre libere scelte, con il nostro libero arbitrio, anche attraverso le nostre battaglie, attraverso
anche dei dolori e dei dispiaceri, tutto quello che volete, quando noi poi arriveremo e ci arriviamo tutti ad approdare, dai, c'è una gioia immensa, e questa è la grandezza di essere persona, questa è la grandezza. E la libertà di poter scegliere. Certo. Sì, Grande chiaramente. dono d'amore. Vai, Pamela, vai con le domande. Domande, gli interventi sono tantissimi, quindi vi ringraziamo tutti, forse non riusciremo proprio a leggerli tutti, chiaramente. E vado qua e là. Angela Muscari scrive: buonasera, grazie per queste rivelazioni preziose. Volevo chiedere se sarà possibile un prossimo futuro, anche non troppo lontano, avere un contatto diretto con loro a livello globale. Grazie. Assolutamente sì. Aspettiamolo perché arriva, certamente. E Ale dice: loro sono anche giustizia, non bisogna dimenticarlo. Sì, assolutamente. Dice che l'amore senza la giustizia non esiste, però qui c'è da dire delle cose. Ecco, bisogna vedere di quale giustizia parliamo, perché io sento delle persone parlare di una giustizia che per me non è giustizia. Per me è vendetta, regolazione di conti, rancore, rabbia, odio, anche se camuffato. Io sono assolutamente del parere dei nostri angeli, anche la pena di morte è un gravissimo errore. Cioè, tu, siccome una persona ha infranto, la vita di un'altra persona, tu fai la stessa cosa e infrangi la sua? Cioè, tu fai un atto di giustizia commettendo tu un'ingiustizia? Allora, questa persona andrà chiaramente isolata, gli verrà tolta la libertà, andrà in galera, in prigione, all'ergastolo, quello che vi pare, no? Ecco, però questa cosa qui, la parola giustizia, Dio è giusto, ma misericordioso. Questo lo dicono tutte le sacre scritture, lo dice la Bibbia, lo dice il Corano, lo dice il libro dei Veda, lo dicono tutti. E Dio è giusto e misericordioso. Cosa vuol dire misericordioso? Vuol dire che lui non ti punisce perché si vendica, perché è arrabbiato e ti vuole far soffrire, non è sadico. No, lui lascia che tu sperimenti chiaramente il frutto del tuo errore, ma per recuperarti. E poi è bellissimo, no, quel pezzo del Vangelo dove stavano lapidando l'adultera e Gesù dice: Signore, la legge di Mosè dice che le adultere vanno, gli adulteri anche vanno lapidate, soprattutto le donne, chiaramente. No? E Gesù dice: Ah sì? Bene. Allora, chi di voi è senza peccato, scagli la prima pietra. Dice che tutti si misero le mani in tasca e se ne andarono. Capito? Perché Gesù li mise davanti alla loro coscienza, li mise davanti a Dio. E questi tanto buoni non erano, anche solo per questa libidine di lapidarla, non erano tanto bravi. Anche perché c'era un comandamento che loro conoscevano benissimo, dato da Mosè dal Sinai, non uccidere. Ecco, e quindi disse: allora, l'amore, ce l'hanno ribadito, ha come base la giustizia, senza giustizia non c'è amore. Ma attenzione che sia la giustizia misericordiosa, altrimenti non è una giustizia secondo Dio, secondo gli angeli, secondo l'amore universale, secondo la legge naturale che è nell'uomo. E poi voglio anche dire questo, magari va un po' fuori da quelle che sono le mie esperienze di angeli in astronave. Ricordiamoci che nel Settecento ci fu un libretto scritto da uno scrittore dei delitti e delle pene, quale dimostra che le società che hanno la pena di morte, le torture, sono quelle che hanno la maggior delinquenza, perché la reazione, la sfida, no? Quindi giustizia sì. Ecco, questo poi potremmo allargare il discorso, ma io non mi voglio allargare. Se mi permetti, caro Giorgio, aggiungerei farei ancora poi un appendice, ad esempio, per quanto riguarda, perché ogni tanto io vedo che anche me fanno nei seminari, come fanno questa domanda, cioè sugli angeli, su questa visione degli angeli che arrivano a salvarci, cioè, e le persone cioè, chiedono aiuto mentre sono nel momento di sperimentazione degli effetti di magari certe scelte o incaute, superficiali, oppure delle ostinazioni che a volte le persone hanno, per cui magari sanno che quella cosa non è un bene per loro, però lo fanno lo stesso perché rispondono
ai loro bisogni. E quindi la visione che hanno è che tu chiedi aiuto all'angelo, l'angelo viene a aiutarti per sollevarti da quelli che sono gli effetti negativi di certe tue scelte. Non è così, loro ci aiutano facendoci vivere gli effetti negativi delle nostre scelte per poter imparare a prendere, evolvere, crescere. Guarda, io faccio sempre l'esempio semplicissimo del bambino piccolo che vuole andare a toccare la stufa che scotta col ditino e la mamma gli dice: guarda, non ci andare perché poi ti fa male il ditino perché lì c'è il fuoco, scotta. E il bambino: no, no, voglio andare, guarda che ti fai male. A un certo punto dice: va bene, vai. Il bambino tocca, si mette a naturalmente non lo fa andare sulla stufa. Tocca col ditino, sente un dolore tremendo, si mette a piangere, a strillare e la mamma gli dice: vedi, tu adesso non la toccherai più la stufa, vero? Ma così è. E questa è giustizia, chiaramente, no? Però è una giustizia misericordiosa. Misericordiosa. Senti, Giorgio, Roberta ti chiede fino a quando hai avuto incontri e ancora se ne hai ancora di questi incontri. Allora, gli incontri, cioè il Angelina Astronave racconta 6 mesi. Cioè dall'aprile del 1980 al settembre del 1980. Dopodiché ci dissero: adesso andate a fare la vostra missione, la vostra testimonianza, poi si aggiunse altre persone insieme a me. Vabbè, cosa è successo? Poi magari lo raccontiamo un'altra volta, la depressione che mi è venuta a me e agli altri, no? Sapendo che quel periodo così intenso, eccetera, era finito. Però, anche se non sono continuati in quella forma, è chiaro che i contatti sono continuati, sono state manifestazioni nel tempo, contatti cosmici, c'è stato un po' di tutto e anche altri avvistamenti. Però in quella forma così, cioè quelle esperienze così forti sono proprio di quei 6 mesi. Allora, Non ti possono abbandonare dopo che ti hanno la dato missione continua. una testimonianza così, non ti possono abbandonare, assolutamente. Allora, le domande sono ancora tante, Giorgio, a parte tutti i Tu mi hai ringraziamenti. promesso qualcuno prima? Sì, vuoi la ciliegina sulla torta? No, no, Lo tu l'hai prometto detto, subito. sennò quel Sì, signore là rimane no, male, dice, ci mi ha arriviamo perché promesso e non ha mantenuto. sono due le domande che riguardano Gesù. Allora, vediamo, devo tornare un attimo indietro, scusate, proprio all'inizio. Intanto, ecco, Riccardo chiede ai tempi dei contatti, ciao Giorgio, ai tempi dei contatti ti hanno parlato del ritorno di Cristo nella nostra era, grazie. E sempre su Gesù c'è un'altra prima Vabbè, domanda. Ok, rispondiamo a Riccardo, intanto. vai, vai. Ciao Riccardo, certo che non solo ho parlato, ma abbiamo anche visto parecchie cose. Parleremo anche di questo. Quindi, ok, allora. Era questa la domanda? No, però insomma Su siamo. quella linea lì. Sì. Va bene, allora abbiamo risposto a Riccardo, quindi il No, nostro aspetta, amico adesso la troviamo. Comunque te la non faccio la domanda. rimarrà male. Diciamo che vogliamo procedere per fasi, quindi ci arriveremo a parlare anche Sì, di Gesù in maniera possiamo più tocca e fuga dettagliata. su tutto, però vorremmo procedere argomento per argomento perché Poi va bene, così rimane così è un questo percorso. suspense, l'attesa, no? Allora, ci arrivo, eh. Devo tornare tutto su. Anna, se tu hai visto qualche altra domanda Perché adesso mi sono messa ad ascoltare intervenire. Qui Simona, ad esempio, dice: siamo in un periodo veramente devastante per tutto e per tutti. Mi può rassicurare che l'amore e i giorni di normalità torneranno? Ecco. È di attualità questo. Tornerà molto molto di più, perché se per normalità si intende come andavamo in questi anni prima del Covid, ti dico che andremo molto molto meglio. Ok, da qui è un'altra. trovo più la prima. Io vedo qua un carissimo signor Giorgio che messaggi le danno gli angeli riguardo a questo periodo storico, grazie mille. Non vedo il nome. È sempre un po' legato.
so chi sia, però è una domanda giusta. Noi stiamo vivendo un periodo storico che le profezie hanno già anticipato da secoli, da millenni. Cioè, chi conosce queste profezie si rispecchia in tutto quello che stiamo vivendo. Ecco, e questo sarà uno dei temi che tratteremo più estesamente, però possiamo dire che siamo arrivati a un tempo un po' anche della resa dei conti, no? Cioè, l'uomo ha oltraggiato la vita, ha oltraggiato la natura, l'uomo ha usato le scoperte scientifiche che dovevano aiutare l'uomo a vivere meglio, ad essere meno malato, ad essere più sano, eccetera. Invece queste scoperte la tecnologia le ha messe anche, non solo, ma anche a servizio di cose micidiali come l'armamento nucleare e non è neanche l'ultimo dei mezzi scientifici con i quali l'uomo poi intenderà portare avanti queste guerre. Ecco, siamo arrivati un po' alla resa dei conti, però tutte le profezie e tutta, diciamo, tutto quello che ci hanno, mi hanno, io sono testimone, io adesso, fatto vedere, detto e raffrontato alle profezie, ha un finale buono, non ha un finale. Il passaggio, è doloroso. E noi siamo entrati in questo passaggio doloroso. Però sappiamo che questo momento storico, come tu lo chiami, non sarà così lungo. Le profezie dicono anche che sarà abbreviato. E c'è, cioè, richiamo un pezzo del Vangelo di Matteo dove riporta le parole di Gesù: vi sarà un tempo d'angoscia sulla terra, quale mai vi fu dall'inizio del mondo. Se quel tempo non venisse abbreviato, nessuno sopravviverebbe, ma quel tempo sarà abbreviato. Ecco, questo è molto importante che si sappia. Quindi, in definitiva, anche se i nostri fratelli celesti ci hanno portato visioni, spiegazioni, raffronti con le profezie, con le sacre scritture di tutti i generi, per illustrarci questo momento storico, però non è un messaggio che deve spaventarci, ci deve spaventare quello, magari quello che succede, ma sapendo che il risultato ci sarà buono, cioè tutto ci servirà per approdare. Allora io voglio anche raccontarvi un sogno che riflette quello che vi sto dicendo io. È un sogno, però io a volte faccio dei sogni che sono molto illustrativi, no? Allora io ho sognato questo, che mi trovavo in riva al mare. A un certo punto è arrivato uno tsunami e questo tsunami era un'onda gigantesca che ha cominciato a sollevarmi, a sollevarmi. Più mi sollevava e più dicevo, quando tornerò giù mi sfracello, chiaramente, no? È finita. E questa onda ha continuato a salire, a un certo punto è arrivata al livello di una collina. E io ho fatto un salto e mi sono trovato sulla collina all'acqua asciutta. Ecco, questo è il concetto di come sarà il finale di questo periodo, che non sarà dei migliori. Ecco. Però saremo protetti, aiutati, apriamoci a questo aiuto, a questa protezione, per noi e per chi amiamo. Bello. Così faremo il salto dallo tsunami alla collina, a questo nuovo Eden, a questo nuovo tempo. Sarà lo tsunami che ci salverà, nel senso che saranno questi tempi così duri che ci porteranno ad avere delle consapevolezze che ci permetteranno di fare il salto. L'uomo, molti capiranno, non tutti, ci vorrà ancora un po' per anni, ma Certo. chi vorrà capire avrà capito e costituirà, diciamo, una premessa per anche per chi poi dovrà capire. Ecco, questa era la domanda di Ciprian che non trovavo, a cui avevo promesso, insomma, di rispondere, comunque di fare la domanda. Caro Giorgio, è un modo bellissimo di parlare dell'amore universale, ma ti volevo domandare gentilmente cosa si prova stando vicino a Gesù. Caro Ciprian, è una domanda, come diceva Mike, buongiorno, da un miliardo. Milioni, allora. Siccome io so che Gesù è incarnazione di Dio, si provano cose divine, bello l'angelo, bello tutti i fratelli della luce, ma Gesù, insomma, è una cosa divina. Che
Che ti devo dire? Quando mi viene chiesto, parlaci di Gesù, è la domanda più bella che mi può essere fatta, ma è anche la più difficoltosa come risposta. Però tu mi fai questa domanda, quindi la risposta la conosci già. Sei un furbacchione. Grazie, Cipri. No, dimmi, Pamela. Salvatore scrive: Giorgio, come possiamo riconoscerli tra noi materialmente? Se loro si vogliono fare riconoscere, si fanno riconoscere materialmente ed è facile, però a volte capitano delle situazioni dove a me sono stati fatti tanti racconti, a parte le mie esperienze, di persone che si sono accorti che erano con persone, diciamo, apparentemente terrestri, ma non erano terrestri. Questa è un'esperienza molto diffusa, io l'ho sentita questa testimonianza da tante persone. Io ti auguro, se non ti è già successo, se fai la domanda, non so se la fai perché ti è già successo o perché speri che ti succeda, o comunque per sapere, ti auguro di trovarti anche di fronte a qualcuno al quale non puoi dire tu sei un extraterrestre, perché quelli che stanno intorno chiamano il 118 subito. Però ti auguro di poter fare questa esperienza che è molto bella e sentire dentro di te che stai presente, alla presenza. Queste molte persone hanno fatto e fanno questa esperienza, però siate prudenti, mi raccomando. Senti, scorrendo qui sul lato del computer, ho visto un paio di domande sulla preghiera. Qualcuno chiedeva se è giusto pregare gli angeli, non so chi sia, e adesso ne è arrivata un'altra, anche qui non riconosco il nome, dice come dobbiamo pregare, quale modo è più giusto e gradito a Dio? Ecco, c'è Annalisa che chiede questo. Allora, Annalisa, credo che la preghiera più gradita a Dio è quella personale, è quella che da te sgorga direttamente a questo essere infinito, magnifico, diciamo, che ha fatto tutte queste belle cose, le governa e le porta avanti con questa magnificenza e questa generosità, questa liberalità. Quindi credo che la preghiera del cuore, la preghiera anche della mente, se cuore e mente sono in armonia, sia la più bella. Ecco, io quando parlo direttamente, io, gli angeli anche, giusto certo parlare, pregare anche gli angeli, sento veramente che lì sono io e lui, io e loro, no, dipende anche da chi. Ed è un momento, quel momento che si chiama mistico, mistico vuol dire unione intima e profonda con Dio, con gli angeli, con il soprannaturale, no? Questo significa la parola mistica, anche se adesso il misticismo l'hanno portato nel fumba, l'hanno portato dappertutto, però originariamente almeno era così. Ecco, quindi la preghiera vuol dire dialogo, vuol dire anche adesso è un momento difficile, so che mi siete vicini e che mi aiutate, vuol dire anche oh, vi ringrazio perché senz'altro qui ci avete messo le mani voi, perché questa cosa non era tanto risolvibile, invece guarda com'è andata. La preghiera può essere una richiesta. Abbiamo delle persone carissime che stanno male anche con questo benedetto Covid, e quindi diciamo, ma veramente intervenite, aiutate, fate i miracoli, fate quello che vi pare, ma intervenite. Ecco, tutto quanto parte dal nostro cuore, dalla nostra mente in armonia col cuore, è mistica preghiera. E noi abbiamo la certezza che loro ci sentono, che non hanno le difficoltà nostre di comunicazione. Ecco, poi ci sono anche altre preghiere, non so, i cattolici che dicono il rosario alla Madonna, quelli che dicono le preghiere liturgiche, oppure ci sono mille, mille preghiere delle varie religioni, ci sono preghiere di tutte le salse, di tutti i tipi. L'importante è che ci sia il cuore e la mente col cuore, che ci siamo noi in questo contatto mistico. Ecco, questa è la preghiera ed è sempre ascoltata e spesso è anche esaudita. Quando non è esaudita ci sono delle cose che noi non vediamo, però è bello anche pregare che queste cose le risolvano. Io ho un carissimo amico che ha un problema e non riesce a risolverlo e io continuo a dire a loro, ma l'ho capito che c'è qualcosa lì che intoppa, stoppatelo, cioè date via sto stop, no? Non Ecco, è quella fermato, ma togliete l'intoppo. Poi la preghiera dà sempre gioia, dà sempre conforto, dà sempre
ci porta in una dimensione un attimo fuori dal guaio per ritornare nel guaio con una carica, diciamo, del loro aiuto, del loro soccorso per poter anche vedere risolvere questo guaio. Quando non è la preghiera ripetuta pedestremente, ma è la preghiera che parte dal cuore e quella è quella che davvero ci ricongiunge perché fa vibrare quella che è la nostra vera essenza e quindi il grande valore è quello. Pregava tanto con le formule, la bocca, bo, bo, bo. Io gli ho detto: guarda, fai Certo. come vuoi perché io non voglio interferire nelle tue libertà, tu prega come ti pare, però ti posso dire per quel poco che so che in questo momento il Padre Eterno si sta tappando le orecchie Per perché si non sta. sentirla. Senti, non so se l'hai vista Pamela, c'è la domanda di Graziella Tucci che anche magari chiuderei con questa Sì. sul Big Bang, l'hai vista? Sì, l'ho vista prima, però se ce l'hai sott'occhio falla pure tu, Anna, perché l'ho vista, devo scorrere. Graziella Tucci che dice, le hanno mai parlato del Big Bang, ammesso che ci sia stato? Sì, ecco, ok. Allora, loro hanno parlato in termini di creazione, però creazione vuole anche dire che il creatore ha messo delle leggi attraverso le quali le cose poi si sono realizzate, no? Lui ha messo nelle sue leggi una potenzialità che è diventata in atto, come dice la filosofia. So, mi ricordo la filosofia quando facevo il liceo, no? Cioè quello che è potenziale è poi quello che è in atto, però No. tutti possiamo capire. Ecco, quindi per me non è molto importante se uno crede al Big Bang o crede alla creazione. Voi sapete che anche teologicamente e scientificamente ci sono due posizioni, quella evoluzionista e c'è quella creazionista. Ecco, io ritengo che questo scontro sia un po' al modo dei terrestri, tanto per avere ragione uno o l'altro. E che importanza che il creatore abbia messo delle leggi in potenza, diciamo, evolutive, che poi in atto hanno determinato quello che lui ha voluto che fosse. Completamento, Sì, ecco. non ha avuto nessuna. Anche noi siamo continuamente in potenza e poi diventiamo in atto man mano che raggiungiamo stadi evolutivi, no? Ecco, l'importante più che fare questioni di questo tipo è centrare, diciamo, l'essenza della vita che è questo amore. E poi Dio è definito Dio amore, cioè tutte le scritture, tutte le rivelazioni classiche, universali, la definizione massima di Dio è che è amore. Ma poi tutti noi che abbiamo il cuore aperto e la mente aperta a queste conoscenze sappiamo benissimo che l'amore è l'essenza della vita e quindi Dio non può essere che amore. Poi, per tornare al nostro amico di prima, che giustamente ha detto c'è la giustizia, ma la giustizia vera, quella buona, quella è amore anche quella, no? Certo. Quindi, poi su questo comunque io più avanti, come si chiama questa persona che ha chiesto? Graziella Tucci, Graziella. Allora, Graziella, più avanti poi dirò anche alcune cose che mi hanno fatto vedere riguardo anche a questo. Però ecco, questo lo dico sempre, non è molto importante che noi fissiamo il come, questo lasciamolo agli scienziati. E poi vediamo che anche la scienza poi scopre cose nuove e deve rivedere sempre tutto, no? Noi sappiamo comunque che noi siamo venuti all'esistenza dall'amore, siamo diretti all'amore. Torneremo. Dio, guardate, uguale a tutti i nostri angeli, Torneremo. la fraternità universale. E certo, a proposito di fraternità universale, abbiamo Enrico De Barbieri che dice: ma quando avverrà il contatto massivo? Tra quanti anni? Anni. Non Direi esitiamo ad andare in là. che potremmo chiudere con questa domanda. Allora, quel fratello che troverete, o chi ha già letto il libro, già si chiama Fircon, si fa chiamare Fircon. Quando io gli ho fatto questa domanda, mi ha guardato fisso negli occhi e mi ha detto: ma quanto pensate voi terrestri di poter andare avanti così come Così. adesso? Ma quanto? Voi non sapete cosa state preparando, per forza avverrà, e no negli anni, stiamo vedendo, Certo, un'accelerazione. facciamo belle preghiere che non siano veri,
i presagi di questi virologi che stanno arrivando ad altre pandemie. Preghiamo invece che sia presto, ma quanto pensate di poter andare avanti così? E aggiunse, eravamo nell'80, 1980, voi vedrete che dall'anno 2000 il mondo cambierà sempre più velocemente e ci sarà un'accelerazione del tempo, Certo. perché state oramai correndo verso quel punto. Il punto. Quindi tranquillo, non Non pensare che passerà sia troppo. chissà dove. Meno male. Sempre con un concetto relativo del tempo, ecco, perché il nostro Però tempo. quello che io dico sempre, e questo ringrazio veramente le esperienze fatte, ringrazio loro quindi, ricordiamoci sempre che noi non avremo niente da perdere, tutto da guadagnare, perché vedrete che il loro rispetto manterrà tutto quello buono, sano e bello che a noi piace, sarà tolto il resto. Non abbiamo niente da perdere a chi vuole il male. Chi vuole i propri vantaggi a scapito del prossimo. Loro avranno un po' da perdere perché ci rimarranno un po' male. Ma chi ama l'amore, chi ama la vera evoluzione, non avrà niente, tutto da guadagnare. Bene, con queste frasi io direi che potremmo concludere questa lezione. Io vorrei intanto ricordare i nostri amici che sono ancora tanti collegati con noi e ringrazio, che la prossima lezione alla nostra LUCS, l'Università della Conoscenza, dei nostri amici su quelli che, di Giorgio e di Pamela, su quelli che sono appunto gli insegnamenti sulle leggi cosmiche dell'amore e della fraternità, la prossima lezione sarà sempre al 4 del mese di marzo e sarà sempre di giovedì. Quindi segnatevi giovedì 4 marzo la prossima lezione di Giorgio e di Pamela. Allora, mi Grazie dispiace lasciarvi. per la pazienza di averci ascoltati. E Grazie a tutti, alla grazie prossima. anche per le bellissime cose che avete scritto in Sì. chat Vedo che non abbiamo potuto leggere. che la Grazie di lezione non la cuore. facciamo solo noi, la fate anche voi insieme a noi la Certo. lezione. Eh sì. Siamo Grazie anche da tutti. parte di Enrico Valentini. E noi ringraziamo Ecco, lui. lo vogliamo Grazie, ringraziare. Sì, grazie sì, sì. Enrico. Grazie Anna, sempre a te. Tutti e due, E a voi, grazie. grazie. Allora, appuntamento a martedì 4 marzo. Grazie e con questo abbraccio cosmico, possiamo Universale. Un possiamo abbraccio a tutti. Grazie a tutti voi, grazie, alla prossima. Prossima.